Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. La giornata di Papa Francesco, a cominciare dalla Messa Santa Marta e dalla omelia, nella quale il Papa ha sottolineato che occorre vivere la fede nella carità e non come se fosse un cosmetico. E poi il sinodo sulla famiglia, dove i padri sinodali da oggi sono al lavoro nei cosiddetti circoli minori, tra novità e precisazioni. Ci colleghiamo allora con Piazza San Pietro, dove Cristiana Caricato ci aggiorna su tutte le novità della giornata. Buonasera Cristiana. Sì, buonasera. Il lavoro del Sinodo passa ai circoli minori, questi gruppi linguistici, 10 per la precisione, 3 di inglese, 3 in italiano, 2 in francese e 2 in spagnolo, che sono lo spazio anche consentito agli emendamenti alla relazio antedicettazione tenuta ieri dal cardinale Erdo. Una relazione che ha creato qualche malumore, che è, sia per le interpretazioni che ne sono state date sui giornali, sia per alcuni equivoci sulla sua natura. Oggi una precisazione ufficiale del portavoce, il direttore della sala stampa vaticana, padre Lombardi, che ha specificato che si tratta di un documento finale, non di un documento finale, ma di un documento di sintesi assolutamente provvisorio, che appunto va ancora discusso per tutta la settimana. Polemiche anche sulla necessità della sua pubblicazione o meno, sulla sua opportunità. E poi senza dubbio un dibattito aperto e molto intenso, bisogna registrare anche solo 41 interventi solo nella giornata di ieri. Ma sentiamo tutto nel servizio di Paolo Fucili, che ha partecipato al briefing di questa mattina. In seguito alle reazioni e discussioni seguite alla pubblicazione della relazio post discettazione e al fatto che la sua natura non è stata spesso correttamente compresa, ribadisce che tale testo è un documento di lavoro. Errata corrige, firmato la segreteria del Sinodo. Il giorno dopo la presentazione in aula della relazione sintesi della prima delle due settimane di lavori del Sinodo sulla famiglia. Lavori ancora in corso è la sottolineatura ricorrente al briefing di oggi con la stampa, tanto che già ieri, non appena l'autore di quella sintesi ha terminato, il confronto è stato piuttosto intenso, registra il bollettino fornito ai giornalisti, dove si legge che bisognerebbe parlare anche di famiglie fedeli agli insegnamenti del Vangelo, facendo emergere con più chiarezza che il matrimonio indissolubile è bello e possibile. Altri spunti, sia l'accoglienza a omosessuali e conviventi, ma con la giusta prudenza. E ancora si parla di bambini che vivono con coppie dello stesso sesso, ma si tace sulla maternità surrogata, rileva un'altra voce. Tutto lavoro per i circoli minori, i gruppi più ristretti coi padri sinodali divisi per lingue, incaricati di suggerire integrazioni e modifiche in vista della stesura di una relazione finale del sinodo. Prevedere fin d'ora cosa dirà sarebbe poco prudente, dice il cardinal Filoni, e comunque attenzione ad aspettative troppo irrealistiche, le chiama il cardinale Napier, sudafricano. In qualche modo ci sono fraintendimenti che riflettono quel che la gente vorrebbe veder succedere, anziché quel che succede oppure succederà. E naturalmente sono stati i 3 paragrafi dedicati alle urgenze, alle sfide pastorali poste dalle coppie omosessuali e dai figli delle coppie omosessuali a creare più discussione, anche perché naturalmente erano i più inediti sia per linguaggio sia per tema. Noi abbiamo chiesto un commento su questo punto a Luigi Accattoli, editorialista del Corriere della Sera e vaticanista di lungo corso. Sentiamo che cosa ci ha detto. La parola accoglienza c'era già nel catechismo, ma ci sono 3 novità, se non altro di linguaggio, che non erano mai entrate in un testo della ufficiosità vaticana, perché non è ufficiale ovviamente. Il primo è il riconoscimento di attitudini e capacità positive nelle persone omosessuali e quindi la possibile utilizzazione loro in ambito ecclesiale. La seconda è un aspetto positivo delle unioni omosessuali laddove costituiscono aiuto reciproco delle persone, quindi in positivo per una buona vita. La terza novità è l'accenno ai figli delle coppie omosessuali, che cosa fare per accoglierli per l'iniziazione sacramentale, quindi non chiusura a queste situazioni.
E veniamo invece all'omelia di Santa Marta di questa mattina, ancora una sferzata di Papa Francesco a un certo cristianesimo formale ed astratto, troppo concentrato sull'apparenza piuttosto che sulle opere. Ancora una definizione impressionista, possiamo definirla così, di Papa Francesco, che ha parlato della spiritualità della cosmetica. Ma vi lascio al servizio di Francesco Durante e la linea poi può tornare a Roma. Una fede che non sia di facciata, di apparenza, di cosmetica, ma sia invece operosa nella carità. È il messaggio che Papa Francesco trae dal Vangelo del giorno, in cui viene presentato il fariseo, stupito da Gesù che non fa le abluzioni rituali prima del pranzo. Gesù condanna questa spiritualità della cosmetica, apparire buoni, belli, ma la verità di dentro è un'altra cosa. Gesù condanna le persone di buone maniere, ma cattive abitudini, quelle abitudini che non si vedono, ma si fanno di nascosto. Gente alla quale piaceva passeggiare nelle piazze, mostrarsi in atteggiamento di preghiera, truccarsi, sottolinea Francesco, con un po' di finta debolezza quando digiunava, e a cui Cristo raccomanda piuttosto di essere attenti ai bisogni delle persone che ci circondano. Quello che vale in Cristo Gesù è la operosità che viene dalla fede, o meglio, la fede che si rende operosa nella carità, cioè torna alla elemosina. Elemosina nel senso più ampio della parola, staccarsi dalla dettatura dei soldi, dall'idolatria dei soldi. Perché ogni cupidigia, conclude Bergoglio, ci allontana da Gesù Cristo. Ed ora la pagina politica, al centro della discussione la legge di stabilità, vale a dire la vecchia finanziaria. Il governo è pronto a varare una manovra da 30 miliardi di euro, ma non ci saranno, promette, aumenti e tasse. Ma allora andiamo a vedere nel dettaglio i punti salienti del provvedimento che l'esecutivo si appresta a varare, con Augusto Cantelmi. Renzi realizza i nostri sogni. Un entusiasmo così dalle parti di Confindustria non si vedeva da tempo. La manovra da 30 miliardi annunciata dal Premier con la riduzione del carico fiscale per le imprese piace non poco al leader degli industriali Squinzi. Di tutt'altra opinione invece il segretario della CGIL Susanna Camusso, che la boccia come recessiva. Ammiratori e detrattori dunque di un provvedimento che nelle intenzioni del governo, oltre al taglio delle tasse, dovrebbe contenere anche una massiccia sforbiciata alla spesa pubblica di circa 16 miliardi. Non è ancora chiaro invece se l'operazione TFR in busta paga possa avere spazio o meno nella legge di stabilità, che al contrario potrebbe prevedere per il prossimo anno cambiamenti per il pagamento della TASI. Non ci sono problemi di copertura, promette intanto Renzi, che nega attriti con il titolare dell'economia Padoan. Ma andiamo a vedere come prende forma la manovra del governo, che comunque dovrà passare al vaglio di Bruxelles. Diventa permanente il bonus IRPEF da 80 euro ai lavoratori che ne guadagnano meno di 1.500 al mese. Per coprire questo intervento ci vogliono 10 miliardi di euro. Ne servono invece 6,5 per soddisfare la novità annunciata ieri da Renzi a Bergamo, ossia il taglio del carico fiscale su imprese e lavoratori autonomi. E ancora non meno di 1,5 miliardi saranno destinati ai nuovi ammortizzatori sociali collegati con la riforma del lavoro. Per incentivare invece la cancellazione per 3 anni dei contributi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato servirebbero almeno 1 miliardo di euro, mentre circa 500 milioni saranno utilizzati per rafforzare le detrazioni delle famiglie numerose, in particolare quelle monoreddito. Alla scuola invece dovrebbe andare circa 1 miliardo di euro per stabilizzare i precari. Fumata nera per l'elezione di 2 giudici costituzionali da parte del Parlamento in seduta comune. Secondo quando apprende l'ANSA da fonti parlamentari, nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dei 3/5 dei componenti dell'Assemblea, pari a 570 voti. Servirà una nuova votazione, la 19ª. Il Parlamento in seduta comune potrebbe tornare a riunirsi domani alle 9, a quanto si apprende, per una nuova votazione.
Intanto è vita dura per i pensionati, quasi la metà, cioè oltre 6 milioni di persone, ha un reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro al mese. È questo uno dei dati contenuti nel bilancio sociale dell'INPS presentato oggi alla stampa. Per noi c'era Giuseppe Caporaso. Ministro Poletti, buongiorno. Divampa subito la protesta al convegno INPS sul bilancio sociale con un gruppo di lavoratori precari che sale sul palco con striscioni e megafoni e chiede garanzie al ministro oltre a criticare i recenti provvedimenti del governo sul lavoro. Cresce la tensione, il ministro del lavoro Poletti cerca di dialogare con i manifestanti in un clima incandescente per oltre 10 minuti. Poi i precari ottengono un incontro e si riparte parlando del bilancio sociale e non solo. Il neocommissario dell'istituto Treu sottolinea il suo impegno. Bisogna gestire questa grande macchina amministrativa, ma anche guardare avanti, innovare, perché l'INPS avrà dei compiti ulteriori, dovrà essere sempre di più il grande centro del welfare italiano e raccordarsi molto con i problemi del mercato del lavoro. I dati del bilancio sociale evidenziano come la quasi metà dei pensionati italiani, oltre 6 milioni di persone, percepisce un reddito pensionistico inferiore a 1.000 euro al mese e 2 milioni di persone non raggiungono i 500 euro al mese. Crollano i lavoratori pubblici con meno 64.000 unità, ma anche i dipendenti privati diminuiti di 140.000 unità e si allontanano dall'INPS anche 100.000 parasubordinati, cioè i collaboratori delle aziende. E sul futuro dell'istituto Poletti dà la sua indicazione. L'obiettivo è quello di costruire un meccanismo di relazione ancora più diretta con i cittadini, quindi noi lavoriamo per avere la busta arancione, lavoriamo per fare in modo che ogni cittadino sia consapevole della propria situazione dal punto di vista previdenziale e quindi sia in grado di fare le proprie scelte in maniera ragionata e in maniera consapevole. Reddito di inclusione contro l'emergenza delle nuove povertà è l'iniziativa promossa dai 20 soggetti fondatori dell'Alleanza contro la povertà in Italia. Ci spiega di cosa si tratta Silvio Vitelli. Un tempo era una tipica questione meridionale, riguardava per lo più gli anziani, le famiglie numerose o quelle con disoccupati, ma oggi la povertà ha cambiato volto e non fa più distinzioni. I veri poveri, secondo l'Istat, sono raddoppiati in 7 anni e quasi triplicati nell'ultimo decennio. Ma esiste una soluzione in grado di tamponare questa vera emergenza? Tra le proposte ce n'è una interessante, si chiama reddito di inclusione sociale. Vuol dire dare a tutte le famiglie in povertà assoluta le risorse economiche necessarie per arrivare a una vita decente e a tutte quelle che possono, sono la maggior parte, gli strumenti attraverso i servizi per compiere dei percorsi di inserimento sociale e lavorativo. Non solo un assegno dunque, ma anche quello. Il valore medio è di 400 euro, ma la cifra può variare in presenza di figli, della casa di proprietà o vivendo in una città più o meno cara. Un piano scritto nei minimi dettagli da un grande e variegato numero di soggetti. Ed è proprio questo l'aspetto più innovativo. Non ci sono soltanto Caritas e associazioni di volontariato, ma lo hanno promosso anche le più grandi sigle sindacali del paese e soprattutto le istituzioni, Conferenza delle Regioni e l'Associazione dei Comuni Italiani. Oggi c'è un terzo di popolazione che è nella povertà assoluta, un altro terzo è nella povertà relativa. Lei pensa che potrà esserci uno sviluppo in questo paese se i due terzi non stanno bene? E nell'agenda del governo Letta il reddito di inclusione sociale c'era già finito, senza vedere la luce. Anche il nuovo esecutivo si dice interessato, a patto di trovare i fondi necessari. A regime il piano costerebbe 7 miliardi di euro all'anno. Con questa legge di stabilità cercheremo di portare più possibile risorse. Dobbiamo confrontarci con dei fondi che erano zero, quindi sarà un percorso un pochino spinoso, ma c'è una volontà fortissima sul sociale. Anche perché se fosse stato un periodo di vacche grasse non ci sarebbe stato bisogno del piano. Non ci sarebbe bisogno del piano, avremmo fatto altre cose. Cambiamo argomento, è cessata a mezzanotte l'allerta 2, il massimo livello di rischio su Genova. Oggi nel capoluogo ligure si è presentato Beppe Grillo e non sono mancate le contestazioni. Vediamo. Io sono andato sull'isola e mi hanno detto di venire qua. E poi non sono un commerciante, io sarei un privato, ma se chiami non arriva nessuno. Venerdì eravamo impegnati in protezione civile, perché siamo volontari del soccorso.
E oggi siamo oggi per noi. Siamo impegnati per noi. Piazzale Kennedy si trova nel cuore di Genova, sospeso tra il mare, il corso pieno di negozi ormai ridotti a un cumulo di macerie. Questo piazzale oggi è una discarica a cielo aperto in pieno centro città. Qui si infrangono i sogni di una vita, una camera da letto, un frigorifero, il fiore di un'innamorata e oltre 1000 automobili da buttare via. Tra ieri e oggi abbiamo fatto quasi 5 camion tipo questi qua. È una città sconvolta, Genova, e anche se ha smesso di piovere ci vorranno giorni per ricominciare a vivere. Le braccia dei volontari, affaticate perché da giorni spalano fango, non ci stanno ad assistere alle passerelle dei politici, contestato il leader 5 Stelle Beppe Grillo. Vieni ad aiutare, Beppe, come da fare, eh? Vieni, dai, vai via, vai a fare, vieni. Andate a far spalare Renzi, noi siamo tutti a spalare, tutti a spalare sono, tutti. Servizio di ordine privato a far casino. Tensione inutile in questo periodo che bisogna essere solidali. Nel pomeriggio acceso confronto durante la prima seduta del Consiglio Comunale col sindaco Doria, che esprime il suo dolore e dice non bisogna picconare le istituzioni. Giovedì lutto cittadino in concomitanza con i funerali dell'ex infermiere 57enne che ha perso la vita nell'alluvione. Da Roma il presidente Napolitano parla della tutela del territorio e dice alle spalle di questi fenomeni c'è anche l'incuria nei confronti del patrimonio idrogeologico. E mentre rientra l'allerta meteo il maltempo si sposta tra l'Emilia e il Basso Piemonte. Queste immagini arrivano dall'Alessandrino, eppure Parma si è risvegliata nel fango, con la più grande piena di sempre, 4 i metri rilevati al Ponte Verdi. L'ospedale è stato evacuato completamente, quindi non c'è più persone dentro, non c'è più dentro nessuno. Mai. Mia mamma ha 70 anni che abita qua. Qui. Mai. In 7 ore è piovuto come in 3 mesi, tutto in un colpo, mentre il meteo anche per domani non promette nulla di buono, attesi fenomeni temporaleschi anche forti. Adottare comportamenti quotidiani basati sulla sobrietà nel consumo del cibo è l'invito rivolto dai vescovi nel messaggio per la 64esima giornata nazionale del ringraziamento che si celebrerà il 9 novembre. Siamo consumatori ma anche cittadini attivi e responsabili, si legge nel documento, e quindi occorre porre un'attenzione speciale al tema del cibo, rendendoci consapevoli di coloro che patiscono la fame. Il virus Ebola fa una nuova vittima in Europa. Si tratta di un funzionario sudanese delle Nazioni Unite rientrato in Germania dopo aver contratto la malattia. E mentre tutte le strutture sanitarie e i governi pianificano nuove strategie di prevenzione, la paura rischia di diventare psicosi. Sentiamo Antonio Soviero. Era arrivato giovedì scorso all'ospedale San Giorgio di Lipsia in condizioni definite gravi a bordo di un aereo attrezzato proveniente dalla Liberia, il paese africano più colpito dall'Ebola. La prima vittima del virus killer in Germania è un medico 56enne sudanese dipendente ONU. Il decesso per sindrome da febbre emorragica virale è stato confermato dal direttore del Dipartimento Malattie Infettive, il dottor Bernard Ruff. La notizia della prima morte sul suolo tedesco arriva nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità diffonde il nuovo terribile bollettino. Le vittime sono salite a 4.447, il tasso di mortalità sfiora il 70%, mentre il totale dei casi infetti è salito a poco meno di 9.000. Registriamo un rallentamento di nuovi casi nell'epicentro storico, cioè in Liberia, Guinea e Sierra Leone, sottolinea il vice direttore generale dell'OMS, Bruce Aylward, ma entro dicembre i casi potrebbero salire fino a 10.000 a settimana negli stessi paesi se non verrà intensificata la risposta all'epidemia. E cresce anche la psicosi Ebola. Iniziati da oggi all'aeroporto londinese di Heathrow i controlli sui passeggeri che arrivano da paesi dell'Africa occidentale colpiti dall'epidemia. E poco fa un aereo della Turkish Airlines decollato da Istanbul e diretto a Pisa è atterrato a Fiumicino dopo che 2 passeggere, una donna e la figlia di 4 anni, avevano accusato un malore. Attivate immediatamente le procedure anti-Ebola, prima volta in Italia. Le 2 sono state trasferite allo Spallanzani di Roma e dai primi accertamenti non sarebbero stati riscontrati sintomi riconducibili al virus dell'Ebola, sulla cui emergenza si riunirà tra poco più di 2 ore il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Non c'è pace per Expo 2015, travolta ancora una volta dallo scandalo di appalti truccati. Arresti domiciliari per l'ex responsabile unico del Padiglione Italia ed Expo 2015, Antonio Acerbo, per l'imprenditore Gian Domenico Maltauro, cugino di Enrico Maltauro, già coinvolto nell'indagine sulla cosiddetta cupola degli appalti, arrestato lo scorso maggio, e per il facility manager del Padiglione Italia, Andrea Castellotti. Si tratta del secondo filone di indagine relativo all'appalto sulle vie d'acque condotto dai PM di Milano, che ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta in un arco temporale che va dal 2012 al luglio 2013. Agli imprenditori Antonio Acerbo non chiedeva denaro ma lavori per il figlio Livio, che opera nel campo delle consulenze, in cambio della possibilità di entrare nel business di Expo 2015 attraverso le gare di appalto. E arresti anche a Napoli in una nuova operazione contro la corruzione nella Guardia di Finanza. 3 le persone finite in manette, 2 militari ed un imprenditore. Nelle indagini sarebbe coinvolto anche un generale in congedo. Ce ne parla Leonardo Possati. Voglio un Daytona, un Rolex Daytona, sarebbe questa una delle tante richieste che 2 ufficiali della Guardia di Finanza di Napoli facevano all'imprenditore farmaceutico Nazario Mattacchione in cambio di verifiche fiscali compiacenti. Verifiche che venivano pagate appunto con costosi orologi, ma anche viaggi premio a New York o Parigi. L'accusa è chiara: corruzione. In manette sono finiti 2 colonnelli della Guardia di Finanza, Fabrizio Giaccone, ex comandante del gruppo di Torre Annunziata, e Fabio Mendella, quest'ultimo in cella da l'estate scorsa per aver taglieggiato alcuni imprenditori. Stessa sorte per chi li ha pagati, ovvero Nazario Mattacchione, proprietario di decine di farmacie nel Vesuviano, nonché candidato negli anni 80 in Forza Italia alle elezioni comunali di Torre Annunziata. Un'indagine che gira tutta attorno al Mendella, considerato un personaggio influente dalle amicizie potenti, al punto da tirare in ballo il generale Vito Bardi, ex vicecomandante generale della Finanza. Secondo i PM fu lui ad avvisare Mendella, cui era molto legato, del contenuto di un esposto anonimo che faceva riferimento ai rapporti fra lo stesso Mendella e Nazario Mattacchione. Gli inquirenti avrebbero anche ritrovato a casa di Mendella, a Torre del Greco, documenti scottanti contenenti le ricostruzioni fatte dai finanzieri dei rapporti fra i 2 ufficiali arrestati. Insomma, una vera storia di spionaggio e controspionaggio all'ombra del Vesuvio. Il segretario generale della CEI, Monsignor Nunzio Galantino, ha visitato oggi i campi profughi del nord dell'Iraq con una piccola delegazione di Caritas italiana. Vengo ad assicurarvi, ha spiegato, non solo che non siete dimenticati, ma anche ad offrirvi la disponibilità della Chiesa italiana ad avviare un impegno continuativo di prossimità solidale. Monsignor Galantino si è impegnato a sostenere la costruzione, promossa dai vescovi locali, di alcuni villaggi molto essenziali. La Chiesa conta di collocarvi a breve le famiglie che ora vivono ancora nelle tende, affinché possano avere almeno un rifugio nel quale superare l'inverno ormai alle porte. Via libera anche al finanziamento del progetto di un'università cattolica ad Erbil, richiesto dalla Chiesa locale, con 1.600.000 euro stanziati dal servizio per gli interventi caritativi della CEI, e infine la proposta di un gemellaggio tra famiglie italiane e famiglie di profughi iracheni. Ed è il momento del nostro TG Post. Questa sera andiamo a Pescara a conoscere l'esperienza di un sacerdote che da diversi anni si dedica alla pastorale dei fedeli divorziati e risposati. Un cammino spesso doloroso verso una nuova serenità. Grazie per averci seguito, allora rimanete con noi. Buona serata.